and born in the USA. And I play with my voodoo doll, stick those pins and drop them in, saying born in the USA. Oh, and everybody's got a little hoe in the middle, everybody does a little dance with the devil. And everybody's got a little hole in the middle. Shane, sono io ubriaco o sembra di stare in una sala giochi? No, non ce l'abbiamo Space Invaders qui. Per favore, posso avere un po' d'acqua? Se vuoi bere, devi pagare. Mi si è rotta la macchina per caso? Mi serve un passaggio verso nord. Beh, io vado a sud. Prova con quel tipo. Ecco a te. Il classico colpo di fortuna. Mi scusi, per caso va a nord? Fino a dove? Dove mi può portare? Lo stesso per te. Non ho molta simpatia per gli autostoppisti. Ma sentiamo. Da chi stai scappando? E cosa hai fatto per farli incazzare? Sto scappando dalla polizia e dall'FBI. Per cosa? Non aver fatto i compiti? Spiacente, ragazzo. Non posso invischiarmi in questa storia. E se ce la giocassimo? 3 freccette per 1. Se vinco, mi dà un passaggio. Se perdo, le pago un drink. 2 drink? Ah, che diavolo, mi annoio. Ventisette, tocca a te. Non male. Sì, me la cavo. Beh, secondo round. Quarantasette. Cos'è? 25? Ehi, ralletta, Robin Hood. Voglio i miei drink gratis. Ultimo round. La posta in gioco è alta.
Stai tenendo duro, per ora. Senza fretta, ragazzo. Sarebbe un peccato sbagliare ora. Ho vinto. Mi stai imbrogliando? Non mi piacciono gli imbroglioni. Aiutarla? Sto cercando un maschio, 18 anni, capelli biondici, collegato a quella sparatoria del motel di Turok. Chi lo chiede? Qualcuno che era lì. Merda. Sbirre di merda. Le sembra un posto che serve i diciottenni? Vai, io la tengo occupata. L'hai visto o no? I suoi hanno ucciso il mio partner. Finirà dritto nel braccio della morte. È sicura di essere un poliziotto? Non è vestita come uno di loro. Sono fuori servizio. È personale. Sì, beh, non ho visto nessuno. E lei? Ha visto qualche minorenne qui stasera? Lei sembra piuttosto giovane. Risponda alla fottuta domanda. Ok, mi faccia pensare. Beh, c'è Shane al bar, quel ragazzone di Jean che viene sempre a cena, e Kyle. Oh, aspetti un momento, no, forse è Lyle. Ha visto un ragazzino o no? No, non posso dire di averlo visto, ma se lo vedo, vi chiamo? O meglio, potrei chiamarla comunque. Quindi non mi prendevi per il culo prima? Di un po', hai ucciso quei poliziotti, fatto esplodere uno scuolabus e l'altra merda che dicono in TV? Non voglio problemi. Cazzo, ragazzino. Sei tu il problema. L'hai fatto davvero? No, non sono stato io. Peccato. Per un secondo mi eri quasi piaciuto. Ehi, e il mio passaggio? Non era una scommessa leale. Ehi! Vattene, dannato vagabondo! Caccia ad un uomo di 18 anni ricercato per il pluriomicidio al Desert Dream Motel in Arizona. Stando a fonti interne, il procuratore distrettuale intende chiedere la pena di morte. Si tratta di un soggetto estremamente pericoloso. Ha debito la chiamata? Sì. Indichi il suo nome. Le dica che è Dean. Pronto? Ho una chiamata da parte di Dean. Oh mio Dio,
Sì, sì, accetto. Mi chiedevo quando mi avresti chiamata. Vanessa, mi serve aiuto. Perché? Che succede? Sono nello Utah, non ho soldi, non ho dormito. Ehi, ehi, rallenta. Nello Utah? Ti sei messo in qualche guaio? La polizia pensa che abbia fatto qualcosa. Non è vero, ma... Cosa pensano che tu abbia fatto? Un furto con scasso. Io ero lì, ero in quella casa. Ma giuro, non volevo esserci. Mi hanno costretto e ora pensano che... Stai tranquillo, Dean. Ti credo. Tu mi credi? Ho un buon istinto. Non sei quel tipo di persona. Guarda, le cose sono state una merda anche qui. Mio padre pensa che tu sia uno spacciatore. Ha trovato una vecchia busta d'erba nel cassetto delle magliette e ora sono in punizione per metà estate. Sul serio? Lo so, è fuori di testa, cazzo. Dove ti trovi? A Salt Lake City, vicino al... all'Hotel Sabrina. Ok, ti prenoto una stanza. Puoi ordinare il servizio in camera, fare un pisolino e più tardi ti chiamerò per controllare. Vanessa? Sai cosa? Ci vediamo lì. Aspetta, ma non hai gli esami? Fanculo gli esami. Preferisco aiutare un amico. Troia, sei grande. Davvero? Me lo dicono spesso, sì. Prenoto la stanza a nome mio. A presto. Probabilmente me ne pentirò, ma adesso sei quello di cui ho bisogno. Lo so, Marlo. 2 anni sobrio e non riesco neanche a ricadere nel vizio con stile. Ma che ti... C'è qualcuno? No! Oh mio Dio! Sharon! Scusa, puoi... Cristo! Finalmente mi addormento e tu vuoi massacrarmi con un... Cucini ora? Hai fatto irruzione in casa mia. La finestra era aperta. Si è bucata una gomma dopo il primo miglio. Ho perso i miei figli. Da allora sono in fuga. Avevo solo bisogno di un posto dove riposare, fare una doccia. Vestiti, te ne devi andare. Adesso. Cosa? Aspetta, Paul. Quel motel era la cosa migliore che mi fosse mai capitata. E ora tu e i tuoi dannati figli! Quello che abbiamo fatto è imperdonabile.
Lo so. Dillo a Joyce. Ha perso la sua casa, i suoi soldi, tutto ciò per cui ha lavorato. Devi credermi. Se potessi tornare indietro. No, non sei venuta qui, scusate. Non sapevo dove andare. Non dirmelo. Meno so, meglio è. Ti prego, non ho alternative. E pensare che una volta sognavo che tu apparissi nel mio letto. Ma questo... Cristo! Guardami, ho vissuto come un cane randagio, dormendo nei fossi, mangiando dai cassonetti. Ieri notte un barbone tossico voleva sbudellarmi con un taglierino. Oh, Gesù! È grave. Fammi vedere. No, non è niente. Sharon, si parla di voi al telegiornale. Non hanno detto niente di Tyler, però. Dici che l'hai perso. Quella maledetta moto. La polizia era sulle nostre tracce. Li ha seminati. Mi ha detto di incontrarlo alla vecchia chiesa, fuori da Green Bell. Ho aspettato due notti. Non so dove sia. Dopo aver visto quello che hanno fatto a Dale, il mio bellissimo Dale, non si farà cogliere impreparato. Ne sono sicura. Scusa. E Jay è scappato anche lui, vero? Non so se è abbastanza forte per farcela. Prego che lo sia. Per l'amor di Dio, fa che stia bene. Tutto questo casino per qualche migliaio di dollari. Ma abbastanza per non farci uccidere da quei delinquenti. Tutto per colpa di Bear. Bastardo. Avevamo anche noi dei sogni una volta, ricordi? Ingrandire il bar, farlo fruttare. E quel viaggio in moto per il paese che hai sempre detto di voler fare. Avresti mai immaginato la tua vita così? Sognavo di trovare una ragazza, mettere su famiglia. Poi ho incontrato mia moglie. E almeno per un po' si è avverato. Fino a quando non ho rovinato tutto. Ah, non così felici e contenti. Capisco. Nessuno dovrebbe essere solo. Perché sei qui a parlare del niente? Sei ricercata. Devi andartene. Scappa da questa città. Bear diceva che mi avrebbe portata via da Turok. E anche Dante mi ha amata per un po'. Sharon, a quei tempi, tutti ti amavano. Una volta mi hai detto che scelgo sempre l'uomo sbagliato. Beh, ero abbastanza giovane e stupido da pensare che avresti ascoltato. E da giovane e stupida pensavo di saperlo. Dovevo stare con te. Mi ripeto la stessa cosa da 20 anni. Non pensavo che l'avresti detto tu. Sei sempre stato un buon amico. Quando quei delinquenti si sono presentati, quando non avevo nessun altro, tu ti sei fatto avanti. No, no, aspetta un attimo. Se stai parlando del... Sapevi che stavamo affondando, ma trovare il codice della cassaforte di Dante è stato... Se avessi saputo sarebbe... Oh, Gesù! Non avrei mai dovuto... Oddio! Diavolo! Penso che abbiamo bisogno di un drink. Non è vero? Quella notte, al motel, ha riportato tutto indietro. La guerra, quello che abbiamo passato. Certe notti sento Bear attraverso le pareti che grida nel sonno. Non riesco a immaginare. Senti, nessuno sa del tuo coinvolgimento e giuro che rimarrà così. Ma odio doverlo dire. Ho bisogno del tuo aiuto.
È questo aiuto di cui hai bisogno? Sarà d'aiuto anche per me. Ma certo. Quel suo libro va guardato più da vicino. Non sono solo tangenti. Dante ha preso soldi dalla malavita e li ha trasferiti tutti in un unico conto offshore. I soldi nella cassaforte sono solo la sua parte. Il tesoretto è in una banca in Belize. E tutti i dettagli sono qui. Nessun nome, nessun documento. Basta solo entrare, consegnare la password e uscire con i soldi. Non posso farlo io. Una mossa sbagliata e mi sbattono in gabbia per tutta la vita. Ma tu... Poi smascheriamo Dante per quello che è. Karma, vendetta, chiamalo come vuoi. E quando il suo mondo gli crollerà addosso, noi saremo già lontani. Tu hai detto che saremmo dovuti stare insieme fin dall'inizio. Io dico che questa è la nostra seconda possibilità. Puoi rimanere qui a Turok ad affogarti nell'alcol. O possiamo stare insieme in paradiso. Ti rendi conto che se lo facciamo, se scompariamo, non potrai mai più vedere i tuoi ragazzi. Ciò non significa che non possa aiutarli, prima o poi. Troverò un modo. Tu mi hai lanciato un'ancora di salvezza. Ora tocca a me. Vieni con me. Aspetti qualcuno! No! Ciao cugino, sono io! Apri! Merda! È Dante! Che bello vederti. Ehi, stai bene così? Sì, già. Ero così occupata a fare i bagagli per il viaggio che ho dimenticato cosa indossavo. Posso entrare? No. Pensavo volessi dormire. Non volevo fargli rifare il letto. Ho preso $200 dai risparmi di mio padre. Ti ho anche portato dei vestiti puliti e... E poi siamo pari, ok? Pari? Ma non mi devi niente. Oh, non te l'ho detto. Credo di aver superato l'esame di storia. Sei la persona più bella che abbia incontrato. Fidati, non sono così tanto una bella persona. Allora perché mi aiuti? Senti, se qualcuno mi avesse accusato di qualcosa che non ho fatto, mio fratello sarebbe stato dalla mia parte. Ma quando lui era nei guai, non ho potuto aiutarlo. Quindi, se posso aiutare te in qualche modo, che succede? È che... Se tu non fossi venuta, ora non avrei nessuno. Non puoi andare dalla tua famiglia. Da tua madre, magari. Lei non è mia madre. E i miei fratelli non sono i miei fratelli. L'ho scoperto l'altro giorno. Non so chi siano i miei genitori. Oh, Dean. Deve essere terribile. E ora non so più chi sono. Vorrei che non me l'avessero detto. Però così vivresti nella menzogna. Forse d'ora in poi la tua famiglia non è più la gente con cui sei cresciuto. Forse sono le persone che scegli. L'ho letto su una maglietta. Una bella maglietta? Mi scusi, quella non è la sua stanza. Invece sì, c'è mia figlia dentro. Oh mio Dio, come mi ha trovato?
La vedi questa? Questa è la mia carta di credito che ha usato per prenotare questa stanza. Ora apri o chiamo la polizia. Papà! Che stai facendo? Chi altro c'è qui? Mi hai seguito, cazzo! Ma come... Pensi che non riceva un avviso di frode quando qualcuno usa la mia carta fuori dallo Stato? Ora, rispondi alla domanda. Cosa ci fai in un hotel di Salt Lake City? Non sono affari tuoi! Papà, no! Vanessa, vuoi finire come tuo fratello? Vivere una vita segreta, piena di bugie, fino a quando una mattina non ti portano all'obitorio. Oh, certo, incolpiamolo per la sua morte. È stato investito da un ubriaco. Alle 4 del mattino, con abbastanza merda in corpo da uccidere. Sai una cosa? No, ora basta. Torni a casa con me e questo è tutto. Posso almeno fare pipì prima? Ah, fai quello che devi. Secondo te cosa sto facendo? Vanessa, che succede lì dentro? Presto! Tu! Dobbiamo andarcene da qui. Intendi insieme? Beh, non posso mica lasciarti solo. Sai come avviare un'auto senza chiavi? Dici con i cavi? Dale me l'ha fatto vedere. Questa è diversa. Credo siano questi. Vai! Vanessa! No, non può essere. 911, posso aiutarla? Sembrerà folle, ma credo che mia figlia sia appena scappata con un fuggitivo. Va bene. Adoro guidare. Avrei dovuto scappare di casa molto tempo fa. Piace anche a me. Nessuno che ti controlla, puoi andare dove ti pare. Mi chiedo solo perché ci ho messo così tanto. Quindi andrai davvero in Canada? Hanno più aree protette di tutti i 50 stati messi insieme, ti ricordi? Posso pescare, fare trekking, vivere nella foresta. L'unico problema è come arrivarci. Beh, mio fratello aveva un amico che si è trasferito a Idaho Falls. Ci potrebbe aiutare con i soldi della benzina e se la cava con i documenti falsi. Idaho? È parecchio lontano per te.
Ho tutto il fine settimana. Possiamo fermarci in città a prendere dei vestiti e chiamare Todd da una cabina. Mi passeresti le sigarette? Vorrei che mia madre l'avesse fatto. Spiccare il volo, prima che fosse troppo tardi. Che le è successo? Ufficialmente, cancro al pancreas. I dottori hanno detto che è stata sfortunata. Io penso che queste cose succedano quando passi la vita a fare quello che ti dicono gli altri invece di essere te stesso. Tuo padre era molto duro con lei? Con tutti noi. Non ci credo che mi abbia seguito fino in Utah. Capisce, o almeno non fino in fondo. No, decisamente no. Neanche tu mi conosci bene. Per quel che ne sai, potrei essere una serial killer. Correrò il rischio. Ti dirò una cosa. Starà dando di matto in questo momento. La sua bambina che ruba un'auto. Qual è la cosa peggiore che hai fatto in vita tua? Ho detto una bugia a qualcuno a cui tengo. Che bugia era? Non è importante. Beh, a chi hai mentito? Non è importante, ho detto. Ok, ma non dire bugie a me. L'amico di tuo fratello, pensi davvero che mi aiuterà? Non hai detto che avrebbe aiutato te. Ma aiuterà me. Ho detto di aprire. Nasconditi. Mandalo via. Temporeggia qualsiasi cosa. Arrivo subito. Sbrigati e smettila di toccarti. Non aspetterò qua fuori come un coglione. Mettiti i pantaloni. Entro. Scusa. Ciao. Io... È la bici da bambini qua fuori? Quella... la sto sistemando per il figlio di Joyce. Non è molto. Ma dopo quello che è passato... Ok. Ah, sei tutto rosso in viso. Ho della roba tua che hanno salvato dall'incendio. Attrezzi e quant'altro. Pensavo potessero servirti. Oh, grazie. Cavolo, c'è più buio qui che in una segreta. Ascolta, io non volevo che diventasse un tale casino. Gli Holt hanno scoperchiato il vaso di Pandora derubandomi. E se non riavrò tutto indietro, sono fottuto esattamente come loro. Quindi, hai progetti ora che il motel non c'è più? O ti rinchiuderai in casa per il resto della tua vita come nonna? Forse potrei fare un viaggio, vedere il mondo, vivere un po', sai? Vivere un po'? Se non fossi nel mezzo di questa infernale tempesta di merda, sarei seduto dietro di te sul prossimo Greyhound. Guarda questo piccolo mangiauomini. Se Clitus sentisse il tuo odore, sarei io a finire nei guai, eh?
Oh, hai l'aspetto di uno che sta come me. Un caffè potrebbe farci bene, no? Siediti, ci penso io. Quando mi unii al dipartimento, lo sceriffo Wilson mi faceva fare il caffè. Me lo faceva fare ogni mattina. Oh, quel tizio era esigente, cazzo. All'epoca pensavo che l'importante fosse fare la differenza. Ma fare il bravo ragazzo non è sempre così facile. Perché quando c'è qualche stronzo pazzo e non riesce a capire se ha in mano una Bibbia o una pistola, che fai? Eh? Ehi, cugino, parlo con te. Tu sapevi che ero al motel quella notte? Non ti è neanche passato per la testa di chiedere di me? Intendi se ho pensato che fosse una buona idea ricordare a tre bastardi sanguinari che avevano in ostaggio il cugino dello sceriffo? Allora no, non ci ho pensato. Ehi, sei sicuro di stare bene? Ti vedo un po' agitato. Agitato? No, è che non aspettavo visite. Ah, immagino di no. Senti, un uccellino mi ha detto che eri alla centrale prima. Parlavi con quelli dell'ufficio del procuratore? Sì, sai, mi hanno chiesto cosa ricordarsi del motel e di tutta la storia del bus. Volevano sapere se secondo te ero impazzito, giusto? Mi hanno fatto un sacco di domande che non... E qual è stata la tua opinione professionale? Ho detto che hai fatto quel che dovevi. Ho fatto il poliziotto. È stata una scelta tattica. Quei bastardi stavano per scappare in Messico con un autobus pieno di ostaggi. Ho dovuto fare qualcosa, cazzo. E cosa ho ottenuto? Sono rimasto folgorato in un dannato bagno. Ecco cosa. Ora tutto si è trasformato in una inutile gara per la giurisdizione. Pure la dannata FBI. Anche Becky mi odia a morte. Ha dato la sua benedizione agli Holt quando hanno fatto irruzione in casa mia, lo sai? Oh. Faccio del mio meglio con lei, ma mi sa che non sarà mai abbastanza. Si merita. Ovunque si nasconda, la troverò. Con l'aiuto di Dio. Secondo me avrà già attraversato il paese. No. Tornare di nascosto a Turok è esattamente quello che farebbe. Potrebbe essere proprio sotto il nostro naso. Sai che avevamo una storia? Quando ero un vice, voleva che lasciassi Becky per lei. All'epoca era molto più carina. Ah sì? Perché ho sempre pensato che fosse il contrario? Che eri tu che volevi che lei baciasse Bear? No, ti sbagli, Paul. Quella stronza era matta come un cavallo. Ho schivato un po' di proiettili in vita mia, cugino. Ma quello...
idiota ingenuo. Non vai da nessuna parte. Ti porterò dentro per quello che hai fatto. Sappiamo entrambi che non è per quello che mi arresti. No, no, no. Non iniziamo con questa storia. Paul, vieni con me. Non è troppo tardi. Dov'è il mio libro? Ce l'hai tu, lo so. E non lo riavrai. Se non lo riavrò, sono finito. Tranquillo. Mi assicurerò che tutti i giornali ne abbiano una copia, dopo aver svuotato il conto. Queste persone, non sai con chi hai a che fare. No, no, non capisci? Non sono soldi miei! Paul, come hai potuto farmi questo? So da dove vengono quei soldi. Sharon mi ha detto tutto. Non sai niente. Prendi le sue difese invece che le mie, sangue del tuo sangue. Lo so che è stata lei a fartelo fare, Paul. Dai, ti sto dando la possibilità di non finire in prigione. Ora dammi la pistola. Dopo il Vietnam, giurai che non avrei più impugnata una. Lo sai. Smettila con queste stronzate da fricchettone. Dammi la pistola. Saremo liberi insieme. Puoi farlo. So che puoi. Con una ragazza al seguito. I federali li stanno inseguendo. Passo. Questa camicia, sei sicura che sia adatta? Dov'è Todd? Ha detto che torna tra un'ora. Todd non voleva trasferirsi in Idaho, ma suo padre aveva dei parenti qui e sono gente ricca, e quindi... Questa situazione non mi piace. C'è troppa gente. Quadrifoglia? Che cos'è? Mal di testa. Credo sia ecstasy. L'hai mai provata? No. Tu sì? No, ma mio padre pensa già che sia una tossica, quindi chi se ne frega. Thank you.
so! Dean, sto così bene in questo momento. Leggera come una piuma. Vieni. Lo senti? Fallo su di me. Mi aspettavo di vederti spuntare dal nulla chiedendomi un favore. Beh, sono piena di sorprese. Senti, mi aiuti oppure no? Cosa mi dai in cambio? Oh, cavolo! Da qua giù sembri veramente alto. Cos'hai da guardare? Di, che stai facendo? Conosci questo tizio? E se lo conoscessi? Sono il suo ragazzo, e tu chi sei? Hai portato il tuo ragazzo a casa mia. Dean, per favore, va tutto bene? Amico, ti sta dicendo di andartene. Mi dispiace se questo ferisce i tuoi sentimenti, ma è quello che vuole lei. Fai il bravo. Non puoi vincere sempre. Ti aspetto alla macchina. Tutto così bello? Dean, perché mi hai seguito? Era tutto sotto controllo. Hai detto che era amico di tuo fratello. Lo era. Ma siamo anche usciti qualche volta. Non te l'ho detto perché... non lo so. Non te l'ho detto e basta. Però volevi stare da sola con lui. Per convincerlo ad aiutarci. Cosa che, è vero, non ha fatto. Ma mi sono intascata questi. Quindi voi due... l'avete... Aspetta, sei geloso? Non lo so. Forse. Dean, è molto dolce. Ma non devi. Gli ho chiesto di cercare una vecchia foto di mio fratello e mentre era distratto gli ho rubato dei soldi, tutto qui. E per il documento falso? Non ci può aiutare. Lui
Voleva troppo. Quanto voleva? Un pompino. Scordatelo e basta, ok? È uno stronzo del cazzo. Ma non ne vale la pena. Vorrei che mi avessi detto la verità. Forse avrei dovuto. Senti, ho visto un campeggio dall'autostrada. Mi sento ancora alla grande. Andiamo a continuare lì la festa? Sì, va bene. Idaho, eh? E io che pensavo ci fossero solo campi di patate. È già qualcosa, no? Non sei come i ragazzi di scuola, i giocatori di football. Quelli delle Olimpiadi di matematica, i futuri agricoltori d'America. Sei diverso, non lo so. Sei vero, non so come. Nemmeno ci provo. Non so che cos'è, ma quando ti guardo mi sento felice, al sicuro. Mi fido di te, Dean. Senti, devo dirti una cosa. Il mio nome non è Dean, è Jay. Ok. E quella casa che ho detto che abbiamo derubato era dello sceriffo Romero. Non lo sapevo finché non siamo arrivati lì, ma lo sceriffo è tornato a casa. Siamo scappati. Ci siamo rintanati in questo motel sulla Route 66. Sei uno di loro, la famiglia di cui parlano al notiziario. Non volevo essere lì. Non è stata una mia idea. Ma i poliziotti questo non importa. E ora mi incolpano di tutto. Sei arrabbiata? È solo... devo riflettere. Perché me l'hai detto? Come hai detto tu, ti fidi di me. E anch'io mi fido di te. Più di chiunque altro. Mi dispiace, io... non so perché l'ho fatto. Non scusarti. Che c'è? Qual è il problema? Penso che sia la droga. Continuo a ricordare cose che non voglio. Andrà tutto bene. Siamo soli adesso. Possiamo parlarne quando arriveremo in Canada. Aspetta, arriveremo. Pensavi che mi sarei persa tutto quello sciroppo d'acero? Vengo con te. Ma non puoi. Hai sentito cosa ti ho detto? Sono ricercato dall'FBI. Dean. Oh, Jay, giusto. Non ho più una vita a Turok dal giorno in cui mio fratello è morto. Mio padre è come un secondino, il cui lavoro è assicurarsi che non abbia mai amici, non rischi mai niente.
ogni singolo giorno. Penso di scappare. Invece sto con quella stupida uniforme, aiutando Mima, aspettando il permesso per fare qualsiasi cosa. Beh, sai la verità. Non ho bisogno del permesso. Questa è la mia occasione per un nuovo inizio. Non vuoi che venga con te? Certo che sì. Ma sei sicura? Ora ti dico una cosa. So essere veramente testarda. Ok. Allora andiamo in Canada. Allora andiamo in Canada. Quindi Jay, eh? Sì, come la lettera. È carino. Qual è il tuo cognome? Holt. Gli Holt sono a Turok da oltre 150 anni. Sembra quasi che tu ne sia orgoglioso. Ho fatto parte di quella famiglia per tutta la vita. Non importa chi fossero i miei genitori. Dentro di me sarò sempre uno di loro. A tutte le unità, un adolescente coinvolto nell'assalto di questa sera al 1281 di Elmfield è lo stesso ricercato dall'FBI. È armato e pericoloso.